Negli anni passati, quando ero piccolo, era un'esplosione rara e poi ma era una quantità minima. E perciò ora invece è periodica, ogni 10-15 giorni, perciò diventa un problema in continuo, diventa un problema per tutti. I numeri di questa emergenza dicono che abbiamo avuto un evento con 6 kg raccolti di materiale piroclastico per ogni metro quadrato. Significa che in base ai nostri calcoli nel giro di mezz'ora, tre quarti d'ora è caduto una quantità di materiale equiparabile alla raccolta rifiuti che questo comune fa nell'arco di un anno. Ci mettiamo a contare pure i secchi, eccetera, ci perdiamo dalla casa. Si vede, e ancora là sopra ce n'è un altro tanto. Perciò significa, cioè, che ce n'è una marea di sabbia. Poi pulente tette, la buttano, io è una settimana che scopo qua. Una settimana che mi scopo e mi bagno la strada per evitare che si alzi polvere. Qua si dovevano attrezzare, tipo al nord Italia con la neve, qua per la cenere buttano. Parliamo di oltre 12.000 tonnellate di materiale, significa che è un costo per la raccolta e lo smaltimento che noi riteniamo si aggiri almeno tra 500 e 600.000 euro. Molte macchine graffiate, quasi tutte da verniciare, poi 4-5 metri rotti, i danni sono ingenti. Io ancora non sono quantificate, però ci sono. Abbiamo già all'opera 9 ditte chiamate in somma urgenza e per il quale devo trovare copertura. Io ho tutte le scuole sospese, ho circa 8.000 alunni che frequentano la mia città che non vanno a scuola da 3 giorni e se non creo le condizioni minime non posso neanche consentirlo.